chi c'era l'anno scorso, non dirò niente di nuovo se faccio piccolo salto indietro, ma giusto per ricollegarmi alle cose che abbiamo fatto, abbiamo lasciato la letteratura russa negli anni, sostanzialmente negli anni 30, inizio anni 40. Il testo di Chaadaev è della metà degli anni 30, abbiamo poi visto la nascita da questo testo delle correnti slavofila e occidentalista. Abbiamo parlato un po' degli anni 40, la scuola naturale, come nasce intorno alla figura di Bielinski, in questo che è il lungo tramonto dell'epoca di Nicola I, questo zar Cerniera, con un periodo di regno molto lungo, sale al trono nel 1825 con la rivolta decabrista e muore nel 1855, 30 anni di regno, in un periodo in cui nel mondo, in Europa soprattutto, però anche altrove, in Europa, anche in Russia, succede di tutto. Abbiamo le rivoluzioni liberali dell'inizio degli anni 30, abbiamo la rivoluzione del 48 in Europa, uno sviluppo economico, politico molto accelerato in Europa, con l'industrializzazione, il progresso di quella che è la grande Europa borghese di metà 800. In Russia abbiamo un periodo di ristagno, non che in Russia non cambi nulla, questo sarebbe troppo, molti cambiamenti ci sono sicuramente sul piano della cultura. Abbiamo dal 25 al 55, pensate già solo tutta la seconda fase della produzione pushkiniana, praticamente i 7 ottavi dell'Onegin sono scritti dopo, con tutti i problemi che Pushkin pone in questa e altre opere del periodo, no? Il fallimento della rivoluzione decabrista, che provoca questa riflessione su: ma noi chi siamo? Cioè, perché la dinamica dell'evoluzione del nostro paese, della sua evoluzione storica, è così tanto diversa da quella europea? In Europa le rivoluzioni riescono, in Russia no, in Russia pare non funzionare questa dinamica di progresso che veniva pensata fino al 1825, per esempio, dalla generazione dei decabristi, in modo abbastanza lineare, come passaggio dalle tenebre della barbarie alla luce, la barbarie, dispotismo, luce e libertà, attraverso fratture rivoluzionarie. Il progresso è unico per tutte le nazioni civilizzate, semplicemente qualcuno un po' più indietro, qualcuno un po' più avanti. Una bella rottura rivoluzionaria ci fa fare un balzo in avanti e ci permette di raggiungere popoli più civili di noi, più o meno. I decabristi, semplificando molto, è così che la pensano. Loro, tra l'altro, pensavano anche che una bella rivoluzione liberale avrebbe facilitato molto la vita anche al loro ceto di riferimento, che era, non dimentichiamolo, la nobiltà terriera. I decabristi non è che nella vita facessero altro, insomma, erano rappresentanti di quella classe sociale che fin dai tempi di Karamzin fondamentalmente gestiva la cultura russa con l'apporto di pochi altri ceti. Tutto questo tentativo di sbloccare la situazione con la rivoluzione fallisce. Sul piano politico abbiamo 30 anni di stasi, ma sottoterra il grande edificio dell'impero russo le sue fondamenta vengono sempre più scalfite, sempre più intaccate da processi di sviluppo o di dissoluzione sui quali lo zar di suo
non è che potesse farci neanche più di tanto. Nicola I è passato alla storia come un despota, aveva un'attitudine rudemente militaresca, tra l'altro non era stato educato per fare lo zar, sul trono ci doveva finire suo fratello Costantino, che però era uno stupratore seriale, quindi a un certo punto nel 25 si rendono conto che forse non era molto il caso di metterlo sul trono, lo mandano a gestire la Polonia con grande gioia dei polacchi e sul trono ci finisce Nicola, che a modo suo cerca un po' di sistemare le cose. Anche sul piano culturale, vi ricordate, fa tornare Pushkin dall'esilio, si propone come suo censore diretto, crea tutta una politica culturale, fa erigere la colonna di Alessandro, no? Stabilendo in questo modo una sorta di nuova narrazione politico-culturale. Prima il monumento fondamentale era il monumento eretto da Caterina II a Pietro il Grande, monumento equestre, no? Che chi di voi è stato a Pietroburgo avrà sicuramente visto, quest'idea della, diciamo, del passaggio di testimone fra Pietro e Caterina, una narrazione che a Nicola non è che piacesse molto perché puzzava troppo di Settecento riformatore, di, diciamo, ruolo dello zar come civilizzatore, come portatore di lumi. Invece la colonna di Alessandro, questo che ai tempi era il più grande edificio, il più alto edificio al mondo, naturalmente fatto per concorrere con la colonna che si erge a Parigi in onore delle vittorie di Napoleone, però è di un metro più alta. Questa colonna, tra l'altro di evidente, con evidente simbologia fallica, che si pone come nuova narrazione, tutta basata sul dominio militare. La colonna di Alessandro significa la fine di un periodo di guerre vittoriose, le guerre contro Napoleone, momento di pacificazione basato sul trionfo militare. Mio fratello ha pacificato l'Europa, io regnerò sulla pace, sullo status quo, sarò portatore di giustizia sovrana. Naturalmente Pushkin, vi ricordate, fa un po' anche lì il un po' di fronda nascosta. Vi ricordate il monumento eretto da me? Erge il proprio capo più in alto della colonna di Alessandro, no? Nella poesia dedicata al monumento della cultura, il monumento della poesia. Nicola I basa la propria politica culturale più o meno su questo, ossia status quo, stabilità, giustizia, mano forte. La cultura deve fornire, diciamo, cibo intellettuale al potere e al popolo russo, la parte del popolo russo che consumava cultura, ma non può porsi come interlocutore del potere. Sul piano intellettuale viene coniata quella che passerà alla storia come la teoria della Narodnost ufficiale. Narodnost viene da narod, con questo suffisso che generalizza, astrae, crea il sostantivo astratto di qualcosa. Narodnost è lo spirito nazional popolare, basato sulla triade Pravoslavie, Samadirjavie, Narodnost, ossia ortodossia, autocrazia, spirito nazional popolare. In realtà Nicola tenta, soprattutto in un primo periodo, lo sapeva benissimo che la servitù della gleba era un blocco che impediva al paese di svilupparsi per motivi assolutamente evidenti. Non si fa molta carriera da servi della gleba, il servo
il contadino servo, per quanto lavorasse, tanto doveva dare tutto al proprio proprietario, quindi lavoravano il meno possibile, l'economia non si sviluppava, non si sviluppava la concorrenza, non si sviluppavano, non potevano svilupparsi tra l'altro tutti quegli elementi istituzionali che, per esempio, senza i quali gli investimenti dall'estero non arrivano. La Russia aveva un sistema giuridico di tipo cetuale, ossia ognuno veniva giudicato dai suoi pari, i processi non avevano nessun tipo di trasparenza, non c'era nessuna vera e propria garanzia alla difesa. In una situazione del genere capite che un investitore straniero, col cavolo che investe in Russia, perché da un momento all'altro gli può essere tutto sequestrato e lui non ha un giudice indipendente a cui rivolgersi per dimostrare di avere ragione. Non c'era una rete di infrastrutture degno di un paese moderno, quello è l'epoca delle ferrovie in Europa, della navigazione a vapore, né l'una né l'altra esistevano in Russia. Il povero Nicola riesce a costruire giusto la linea ferroviaria Mosca-Pietroburgo, tra l'altro costruita malissimo, l'hanno fatta dritta per tagliare fuori, tagliando fuori Novgorod, che così va in rovina economicamente. Tanto viene costruita dai servi della gleba, quindi con un periodo di costruzione lunghissimo, con perdite umane drammatiche, ma è un'infrastruttura assolutamente insufficiente. Niente navi a vapore, che cosa significa? Che alla prima guerra con chi ha le navi a vapore, se tu devi aspettare che il vento tiri dalla parte giusta, sei fregato fin da subito. Quindi una Russia che anche militarmente perde sempre più terreno. Non ci sono guerre in questo periodo, la Russia agisce da gendarme d'Europa, soffoca per esempio la rivolta polacca negli anni 30, soffoca la rivolta ungherese, ma non fa guerre di conquista, tranne con la Persia a sud, conquistando l'attuale Azerbaigian. Si culla la Russia in una potenza che ormai è più immaginaria che altra. L'ultima guerra vinta davvero è quella con Napoleone, ma gli anni passano, la tecnologia va avanti, è un gigante malato. La classe dirigente, ossia la famosa nobiltà terriera, è sempre più in difficoltà economicamente, con la servitù della gleba non può competere sui mercati esteri, perché il grano russo costa troppo, è prodotto male, è prodotto con costi superiori a quelli del libero mercato occidentale. È una Russia che arranca sempre di più. I nodi, soprattutto poi dopo la rivoluzione del 48, i nodi verranno al pettine con cosa? Con la guerra di Crimea. E vedete ancora una volta come le narrazioni storiche, a seconda del punto di vista, varino molto, perché per noi, lo ricorderete dai tempi della scuola, la guerra di Crimea è l'inizio del risorgimento vero e proprio, no? Quando il furbo Cavour si infila nella guerra di Crimea, sapendo benissimo che gli occidentali avrebbero fatto un mazzo così ai russi, e con un corpo di spedizione tutto sommato abbastanza modesto, acquisisce le fiche da giocare dopo per l'unificazione italiana, quando poi dopo il passo successivo è venire qua giù a colonizzare voi altri, con grande gioia dei popoli del meridione d'Italia. Hanno colonizzato anche noi toscani, comunque, se vi può far piacere, da quel punto di vista non ce n'era per nessuno. Comunque, insomma, avviene l'unificazione italiana. Per noi guerra di Crimea significa questo. A scuola è messa nel libro dei buoni, no? È messa nella lista buona la guerra di Crimea. In Russia è messa nella lista nerissima. Erano decenni e decenni che la Russia non perdeva una guerra. Non era più nemmeno fatta, se è per questo. Ma è uno shock
molto forte su tutti i piani, un po' dal punto di vista militare si vede che c'è un dislivello ormai colossale con l'Occidente, il che, attenzione, dice vabbè, la guerra di Crimea chi se ne frega, cioè la Turchia rimane, la guerra di Crimea in realtà era fatta per mantenere l'integrità dell'impero turco messa a repentaglio dall'impero russo. Dice, vabbè, la Russia non è stata smembrata territorialmente dalla guerra di Crimea, ma era un campanello d'allarme, perché si capiva che appena le potenze occidentali avessero voluto, si sarebbero potute prendere la Polonia, si sarebbero potute prendere l'Ucraina, la Finlandia che faceva parte dell'impero russo, si potevano prendere i paesi baltici, semplicemente bastava volerlo fare. La Russia era un gigante malato, ci vuole una cura drastica che non può non cominciare che con un elemento deve essere risolto: la liberazione dei servi della gleba. Il servaggio deve finire, anche per un altro motivo: la guerra di Crimea aveva prosciugato completamente le casse pubbliche. Vi ricordate, il sistema di tassazione era ancora basato sul vecchio testatico, con tutta una parte della popolazione che non pagava le tasse, i nobili erano solo collettori delle tasse dei servi della gleba. Bisognava riuscire nel miracolo politico di eliminare la servitù della gleba senza toccare nient'altro. Questo per una liberazione che portasse anche denaro nelle casse dello Stato. Un rompicapo terrificante. Comincia subito un dibattito molto acceso. Nicola muore nel 1855, sale al trono il figlio Alessandro II, che, detto tra noi, come testa non è che fosse un gran genio, anzi era uno zar abbastanza tonto. Pensate che Tyutchev, che non è stato solo un grande poeta ma anche un grande produttore di scherzi, di battute, spesso piuttosto sarcastiche, disse una volta: lo zar Alessandro, quando parla con un uomo intelligente, fa la faccia che fa uno col raffreddore se sta in mezzo a una corrente d'aria. Cioè si vede che proprio soffre, c'è qualcosa che proprio lo fa soffrire quando parla con qualcuno di intelligente. Ma era circondato da un gruppo di funzionari piuttosto capaci, che già da tempo si ponevano il problema di come risolvere la situazione. Nell'interazione fra funzionari, diciamo, illuminati intorno ad Alessandro e intellettuali liberali, nasce il grande dispositivo che porta nel 1861 alla liberazione dei servi della gleba, un meccanismo piuttosto complesso e farraginoso. In realtà il governo riesce soltanto a rimandare tutta una serie di nodi che prima o poi sarebbero comunque dovuti venire al pettine. Vi faccio una domanda: liberazione dei servi della gleba, voi potreste dire cosa ci vuole? Basta semplicemente dire da domani ai servi della gleba siete liberi, fate un po' cosa vi pare. Secondo voi qual è il primo problema che si pone nel momento in cui si parla di liberare i servi? Come? Ma i servi della gleba volevano continuare a fare quello che avevano sempre fatto, ossia lavorare la terra, ma sì, anche il problema si può riassumere in un modo molto semplice: i servi io li libero. Come? Chi li sostituisce magari? Cioè chi farà di nuovo il loro lavoro? Diciamo, io la formulerei nel seguente modo: io i servi li posso anche liberare, ma la terra di chi è a quel punto? Perché dal punto di vista legale il servo era del padrone,
e anche la terra era del padrone. No, vi ricordate il mondo delle anime morte? Si vendono i servi, si può vendere la terra senza i servi, si possono vendere i servi senza la terra, cosa tra l'altro che caratterizza come molto imprecisa la traduzione che noi diamo del sintagma crepasnoie pravo. Crepasnoie pravo non è servitù della gleba, significa diritto di servaggio. Crepasnoi, criepost, crepasnoi vuol dire servo, servile, da kriepki, kriepki in russo moderno vuol dire forte. In russo antico, diciamo tradizionalmente, uno dei significati oggi perduti è legato a qualcosa, avvinto, soggetto. Il contadino cristianin kriepki zemlie è legato, è kriepki alla terra, no? In realtà non era kriepki zemlie, era kriepki al proprio padrone. Il padrone, a differenza del servo della gleba occidentale, poteva venderlo senza la terra. Il fatto è che per la legge non c'erano problemi, la terra appartiene ai padroni, esattamente come i servi. Ma nella cultura contadina, i contadini non la pensavano così. I contadini dicevano: noi siamo vostri, ma la terra è nostra. Se tu andavi dai contadini e dicevi: ragazzi, siete liberi, fate un po' cosa vi pare, ma la terra è del padrone, quelli ti mettevano su una rivolta che al confronto quella di Pugachev era stata uno scherzo. Tra l'altro, in quel momento l'impero russo era debole militarmente, era molto fragile, si rischiava la guerra civile. Si tratta quindi, tra l'altro, c'era stato un antecedente. Negli anni 30 i servi della gleba baltici, ossia appartenenti ai baroni baltici, erano stati liberati senza la terra. Era nato quindi un latifondo signorile in cui i servi lavoravano come salariati, ma questo aveva creato gravi problemi di ordine pubblico. I paesi baltici sono piccoli, la cosa era stata gestita da un esercito russo ancora molto forte e la rivolta non si era estesa, ma farlo con tutti i servi della gleba russi poteva essere molto molto pericoloso. Non che non ci fossero state le posizioni di questo tipo, c'erano degli intellettuali dell'epoca che parlavano della liberazione senza la terra, non si discute, è una questione di proprietà privata, nel senso il nobile, il proprietario terriero diceva: come? Già tu mi togli una mia proprietà, cioè che sia giusto o sbagliato, comunque i servi sono miei, sono mia proprietà, tu me li togli, quindi fai un'operazione di esproprio di cose che sono mie, e poi mi vuoi togliere anche la terra. No, non è possibile, ma cos'è? È il comunismo. Lo zar veniva accusato di essere un socialista, no? Girava anche l'opzione di farlo fuori come suo nonno, ma a tanto non, cioè, lo zar aveva dei limiti molto stretti di azione. Da una parte c'erano i contadini che si potevano ribellare, dall'altra lui tutti i giorni era circondato da questi nobili, qualcuno poteva anche pensare di farlo fuori, no? La popolarità aveva una sua importanza, la ricerca del consenso nell'opinione pubblica. Infatti i tentativi fatti da il povero Nicola I, qualche tentativo di liberare i servi l'aveva anche, non si era andati oltre i discorsi. Ogni tanto Nicola andava in una qualche provincia a fare le sue, a pronunciare dei discorsi alla nobiltà di una determinata provincia, e ogni tanto gli capitava di dire: certo, però la servitù della gleba è una brutta cosa, non possiamo andare avanti così. E i nobili dicevano: tu sei scemo, i serbi non si toccano. Già tra l'altro la nobiltà russa era sempre più in difficoltà economiche, perché come ho detto la servitù della gleba era poco concorrenziale su un mercato già abbastanza globalizzato, per esempio del grano.
Quindi tanto più era in difficoltà, tanto più la servitù della gleba era anacronistica e metteva in difficoltà economiche i proprietari, tanto più i proprietari ci si aggrappavano, che dicevano: io non mi resta altro da fare che sfruttare più che posso i miei contadini. Se li libero io sono perduto, già ho problemi adesso, figuriamoci se si liberano i contadini. Il proprietario si teneva aggrappato ai privilegi che aveva. Alessandro però qualcosa deve fare e viene architettato un dispositivo di liberazione estremamente farraginoso. Cosa succede? Il contadino viene liberato fisicamente, anche se in una prima fase in realtà non del tutto, no? I diritti non vengono del tutto equiparati. Per esempio viene mantenuta la obscina, vi ricordate la obscina sulla quale tante lacrime amare avete dovuto versare preparando l'esame del primo anno, no? La obscina che tutti confondevano con la pricnina e con la drugina, sono notoriamente tre cose di secoli diversi. La comunità contadina, quella che piaceva tanto agli slavofili, no? Che dicevano: noi non siamo individualisti, noi siamo solidali cristianamente, perché il contadino russo ha la abcina e quindi non è un piccolo proprietario, non è egoista, lavora in comune con gli altri. Dal punto di vista dello Stato, la abcina soprattutto è comoda perché tiene il contadino legato a un determinato posto. Quando tu dicevi: ma i contadini andavano ognuno dove gli pareva, no, perché vengono liberati dal padrone, non, il padrone non può più fargli sposare chi vuole, non può andare a letto con le loro figlie quando gli pare, non può frustarlo, queste cose no, dal padrone loro sono liberi fisicamente, ma la responsabilità collettiva della abcina viene mantenuta e non è che il contadino può prendere e andarsene dove gli pare a fare cosa gli pare, perché tutti gli altri membri dell'abcina sono collettivamente responsabili per ogni membro. Per esempio il testatico, lui deve continuare a pagarlo, se non lo paga lui lo pagano gli altri contadini per lui, quindi gli altri contadini col cavolo che lo lasciavano andare dove gli parevano. L'abcina era un ottimo sistema di controllo incrociato fra i contadini, che vengono tutti tenuti lì bloccati. Tra l'altro questa è una cosa che influirà molto sullo sviluppo dell'economia, diciamo, capitalistica in Russia, questa scarsa possibilità di mobilità all'interno del paese. Che significa cosa? Significa che il contadino non è in grado di scegliersi per chi andare a lavorare liberamente. Cioè, se un proprietario terriero a 1000 chilometri paga meglio di quello del mio ex padrone, io purtroppo non ci posso andare da quell'altro perché gli altri dell'abcina non vorranno. Questo significa che il contadino, non potendosi muovere liberamente, non crea un mercato libero del lavoro e cade in realtà da una sudditanza a un'altra. Invece del padrone ora c'è l'usuraio del paese che gli presta i soldi, che lo sottopone alle vessazioni più assurde. Comunque questo arriverà un po' dopo. Il contadino viene più o meno liberato, il diciamo patrimonio fondiario del paese viene diviso in due parti, ossia ogni proprietà fondiaria viene divisa in due parti. Una resterà al padrone, l'altra metà andrà alla abcina contadina che provvederà a ridistribuirla periodicamente, no? Vuoi dire tutto bene? No. Primo, quali terre dovessero finire ai contadini e quali ai proprietari? Chi lo decide secondo voi? Una domanda. Sì. All'interno di queste terre che porta questo 50% di terre che resta ai contadini. Sì. Tutto il guadagno ricevuto era poi l'oro diviso. Ora ci arrivo. No, la terra va in questo 50% di terra va ai contadini, nel senso che ciò che loro producono lì se lo tengono. Come succedeva da tempi immemorabili, ogni tot la terra viene ridistribuita fra le famiglie, il cosiddetto nadiel, il nadiel è il lotto che
dal patrimonio comune viene dato a ogni famiglia, se poi alla distribuzione successiva una famiglia era aumentata, erano nati dei figli, oppure era diminuita, qualcuno era morto, il Nadiel veniva aumentato o diminuito, no? Questo era questo solidarismo cristiano contadino secondo gli slavofili. Le terre date alla comunità vengono poi divise in Nadieli, mentre l'altra metà rimane al proprietario. Chi decide quali terre? Chi è che fa questa divisione fondiaria? Dei comitati locali, dove secondo voi chi ci sarà stato? I nobili terrieri. I nobili terrieri o la burocrazia locale, che era comunque composta da nobili o da funzionari, comunque nella tabella dei ranghi, e che sicuramente si facevano comprare dai proprietari, quindi ai contadini va la terra peggiore. Tra l'altro i proprietari, sapendo di... Ah, una cosa che non vi ho detto, i contadini ricevono la terra, ma non gratuitamente, cioè la terra viene espropriata ai proprietari, viene data ai contadini, ma i contadini al proprietario gliela devono pagare, la devono comprare, e badate bene, non è che possono comprarla, sono costretti a comprarla. I prezzi della terra, chi li fissa? Il proprietario. Quindi il proprietario va al catasto, fa riprezzare, rivalutare a molto in crescita il valore della propria terra, e poi a quel nuovo prezzo ritoccato in alto lo vende obbligatoriamente ai contadini, che se lo devono comprare. Voi direte, sì, ma i contadini i soldi non ce li avevano. Infatti i contadini non versano direttamente la somma al proprietario, non li avrebbero avuti. La somma al proprietario, il prezzo del terreno espropriato viene anticipato dallo Stato al proprietario, e i contadini nel corso di 49 anni avrebbero dovuto pagare, rifondere in comode rate 49 annali allo Stato, naturalmente con gli interessi. Cioè il contadino da schiavo del padrone diventa schiavo dello Stato? Schiavo no, nel senso che lo Stato non può, la schiavitù personale era una cosa molto concreta, significava che io potevo prenderti per un orecchio e frustarti senza che tu potessi dire... Io non sono libero. Com'è? Economicamente io non sono... Beh, vabbè, neanche io ho un mutuo ventennale per la mia casa, neanche io sono libero di fronte allo Stato, nel senso, la casa non posso farci cosa mi pare, perché per ora non è mia, è dello Stato che mi ha dato il mutuo, cioè... Teoricamente è un rapporto di tipo mutualistico, cioè come prendere un mutuo, solo che capite che il contadino è messo peggio di prima, perché... Però tutto è partito dallo Stato che voleva risolvere il problema. Sì, sì, no, certo, poverini, io non dico mica che lo Stato fosse cattivo, cercano di fare quello che possono, naturalmente spremendo i contadini fino in fondo. Cioè, fondamentalmente funzionava così, c'è la terra del padrone, e la terra era tutta del padrone. E anche il contadino del padrone, il contadino viene liberato, anzi la abcina viene liberata, i contadini vengono liberati dal padrone rimanendo nella comunità, si beccano metà della terra a prezzo maggiorato, lo Stato ricompensa il proprietario per la terra che gli è stata alienata e data ai contadini, i contadini devono pagare con gli interessi in comode rate praticamente cinquantennali, con gli interessi e poi col riprezzamento anno dopo anno per mantenere sempre tutto in linea con l'inflazione, ripaga lo Stato dei soldi che lo Stato ha anticipato al padrone. A quel punto voi potreste chiedermi un'altra cosa: ma le casse dello Stato non erano vuote, dove li trovano i soldi da dare ai padroni? Infatti non gli danno soldi, gli danno dei comodi certificati di prestito bloccati e non esigibili, cioè gli danno carta straccia fondamentalmente. Lo Stato dà ai padroni, mettiamo che mi viene alienata una terra per 10.000 rubli,
Io non ricevo in mano dallo Stato 10.000 rubli, ricevo dei buoni del tesoro bloccati, non esigibili, nel senso che nella banca di Stato io ho 10.000 rubli teorici che non posso esigere, sui quali ottengo tutti gli anni dei modesti, in realtà, interessi. Quindi in tasca mi entrano solo spiccioli. Questi titoli di Stato sono bloccati, io non li posso andare a riscuotere. Vedete che in realtà ci rimettono tutti, i contadini a questo punto devono pagare il testatico, i soldi allo Stato che lo Stato ha anticipato in forma di buoni del tesoro ai proprietari, e in più adesso sono padroni, loro sono padroni di solo metà della terra, che l'altra metà è rimasta al padrone. Non gli basta, già prima facevano la fame quando la lavoravano tutta. Cosa devono fare i poveri contadini? Devono anche prendere dal padrone in affitto la terra che è rimasta al padrone. Quindi il contadino c'ha la sua terra, poca, in genere la peggiore, perché chiaramente chi è che faceva le divisioni, cosa va al padrone e cosa va al contadino? Delle commissioni dove ci stavano i padroni. Quindi il contadino si becca la terra peggiore, la paga allo Stato, deve pagare il testatico e in più deve affittare al padrone la terra, cioè può anche non affittarla, però muore di fame. Il padrone la può affittare a chi vuole, anche a gente che viene da fuori. Lui però, che deve stare lì perché è legato alla piscina, è costretto a riprendere in affitto la terra che prima lavorava da servo della gleba. Quindi praticamente da un punto di vista economico è messo tre volte peggio di prima. Infatti i contadini scherzavano dicendo che gli avevano dato la libertà di sposarsi per amore, nel senso che prima chi sposava il contadino decideva il padrone, metti che aveva una serva che magari aveva messa incinta, diceva a un altro servo vai sposala, perché come tornava a lui, ci si sposava secondo quello che diceva il padrone. Adesso il contadino si può sposare per amore, sai che bella soddisfazione, facendo la fame. Però anche i proprietari in realtà ci rimettono, perché hanno perso metà della terra che hanno dovuto dare ai contadini e dallo Stato hanno ricevuto questi titoli di Stato bloccati. Quindi praticamente il ceto nobiliare, che tra l'altro perde tutti i propri privilegi, si divide molto velocemente in due categorie. Una categoria è costituita da quei proprietari, avete presente gli eroi delle anime morte, questi proprietari di poche anime, anche loro insomma comunque molto modesti, che stanno in chissà dove, persi in qualche angolo della Russia e che non hanno i mezzi per sopportare l'economia di mercato, la concorrenza, no? Vi ricordate, chi di voi ha letto le anime morte? Tutti? Chi non ha letto le anime morte? Ok, vabbè, quelli che hanno letto le anime morte, vi ricordate Nasdrjov? Secondo voi Nasdrjov era capace di fare l'imprenditore agricolo? Questa gente fallisce nel giro di pochissimi anni, mentre c'è una minoranza che si è preparata già da tempo, ha trafficato per mantenere le terre migliori, comincia a fare investimenti e diventa una imprenditoria agricola. Quindi da una parte un ceto di imprenditori agricoli, dall'altra buona parte della nobiltà fallisce, finisce l'epoca d'oro della nobiltà terriera, quella che è cominciata con Karamzin e fondamentalmente finisce ora. È tra l'altro un elemento molto importante della letteratura di questo periodo, perché di nobiltà che finisce e di cosa debba prendere il suo posto se ne parla tantissimo, se n'era già cominciato a parlare negli anni 40 in realtà, con la scuola naturale, che cerca di dare uno spaccato della società il più approfondito possibile, no? Vi ricordate? Da un punto di vista stilistico, Gogol, da un punto di vista tematico, Balzac,
e otteniamo la scuola naturale, quindi letteratura di impegno civile, di analisi sociale, fatta con la cassetta degli attrezzi stilistici di Gogol in versione un po' light, un po' meno estremizzata, con lo SCAS che a volte viene usato, a volte però c'è anche parecchio Pushkin in realtà, Pushkin prosatore delle opere forse un po' più sociali. Chi di voi ha letto per esempio i racconti di Bielkin ricorderà Stanzionis Matritiel, il guardiano della stazione di posta, cioè c'è una vena sociale anche nell'ultimo Pushkin che viene un po' utilizzata. Noi l'abbiamo fatto poco l'anno scorso, siamo più dedicati ad altre cose. Nella letteratura dagli anni 50 in poi, che è un momento tra l'altro, il momento in cui nasce quella che per i non addetti ai lavori è la letteratura russa, che esplodono Dostoevsky, Tolstoi, cioè già questi nomi, capite che praticamente è la letteratura che in genere in Occidente si legge. Esplode Turgenev, Gonciarov, quello di Ablomov, è la grande stagione della prosa. Il motivo per cui in Occidente questa sia la, tra virgolette, letteratura russa è presto detto. Con la prosa è più facilmente traducibile. Naturalmente questo non vuol dire che, tra l'altro, per autori come Turgenev, come Tolstoi, come Dostoevsky, cioè le questioni stilistiche sono molto importanti più a livello di macro stilistica, ossia di organizzazione della struttura narrativa, più che nella micro stilistica come per Gogol. Chi ha seguito l'anno scorso capisce di cosa sto parlando, cioè non che Tolstoi e Dostoevsky non si pongano problemi di stilistica, ma è più a livello di macro, a livello di organizzazione del materiale, più che di lavoro sulla singola parola, lo SCAS. No, non che non ci siano gli scrittori che usano lo SCAS, ci sono, e come? In parte Dostoevsky, soprattutto il primo Dostoevsky, è uno di questi. C'è per esempio il grandissimo Nikolaj Lieskov, c'è Mielnikov, Piecerski, scrittori che in genere ambientano la loro narrativa nei ceti popolari, quindi c'è uno SCAS molto denso, ma non a caso questi scrittori in Occidente sono poco noti. Perché? Perché lì conta la microstilistica, che non si può tradurre, mentre invece Tolstoi, io non sto dicendo che Tolstoi fa schifo e che bisognerebbe leggere Lieskov, perché a volte gli studenti capiscono le cose un po', diciamo un po' estremizzate. Ah, benissimo, ci mancherebbe. Diciamo che Tolstoi è più traducibile perché la macro struttura grosso modo si può tradurre, la microstilistica no. C'è anche un'altra cosa: Dostoevsky e Tolstoi sono due autori molto ideologici, due autori che predicano molto, dove l'aspetto direttamente predicatorio, cioè le loro posizioni in materia di visione del mondo, sono molto evidenti, molto ostentate, molto, sono in primo piano per loro, più anche tanto altro, non voglio dire che ci sia solo questo, ma sono due autori molto ideologici, molto didattici, se vogliamo, molto predicatori, profetici, se didattico vi sembra troppo svilente per due autori così. E questa è una cosa che si può tradurre. Vi ricordate quanto ci abbiamo messo l'anno scorso per capire cosa passava davvero per la testa di Pushkin? Vi ricordate tutta la questione sulla gloria, il ruolo del poeta che è superiore alla gloria militare, alla gloria politica, perché senza imporre le cose il poeta rende migliori le persone, no? Insegna la grazia per i caduti. Cosa sarebbe potuto essere di Lienski? Sarebbe potuto diventare questo. È una cosa che Pushkin nasconde nelle pieghe del suo discorso, che noi abbiamo fatto uno sforzo bestiale per ricostruire. O Tatiana, la storia
di un amore andato male alla fine, no? Tatiana che dice sì, senti Onegin, ti amo, però sono sposata con quell'altro e io queste cose non le faccio, no? Ci sta dietro un'intera filosofia della storia, vi ricordate le radici nazionalpopolari, l'idea che sviluppare dei valori miei propri, miei sentiti organici, no? Di fronte a Onegin che invece è sterile perché prende tutto in prestito all'Occidente, o Gogol, guardate qual è la visione del mondo che sta dietro all'assurdo che dappertutto tracima nella sua prosa, o l'invocazione alla Rus, cos'è questa Rus, no? Sono autori dove la loro visione del mondo, ciò che loro pensano dell'uomo, della poesia, della condizione umana, della Russia, di cosa fare in questo disgraziato paese, è tutto molto nascosto, molto implicito. Tolstoj e Dostoevskij no, cioè, lo strombazzano ai 4:20 e quindi il lettore ha la sensazione che sia tu, anche occidentale, ha la sensazione di capire tutto e di leggere cose molto profonde, no? Mentre l'Onegin o Le anime morte lette in traduzione senza un'interpretazione adeguata, mi dice vabbè, c'è questo bischero che va in giro a comprare servitori deceduti, ma è una cazzata, no? Oppure questa storia d'amore fra Onegin e Tatiana, perché tutto talmente nascosto nelle pieghe di questi capolavori, mentre invece uno legge, no, Dostoevskij, Raskolnikov che vuole dimostrare a se stesso di essere Napoleone, allora ammazza la vecchia, solo che poi dopo va in crisi psicologica. Chi di voi ha letto Delitto e Castigo? Ecco, è tutto molto spiattellato, no? In realtà, e questa è una cosa su cui dovrete l'anno scorso avevamo dei problemi, ossia che le cose si capivano, che era difficile capire delle cose molto nascoste nei gangli di queste opere iniziali della letteratura russa. Ricordate il discorso che abbiamo fatto sulla povera Lisa, che non è affatto una storiella sentimentalista. Anche lì si pone il problema del destino della nobiltà russa, no? Della nobiltà terriera. Queste cose l'anno scorso andavano ricostruite, capite, come, con un lavoro come da orologiaio. Quest'anno ci troviamo a avere a che fare con delle macchine da guerra grosse, goffe, mostruose, una letteratura che non poteva nascere in nessun altro paese, che però ci assorda, è un rumore assordante, da tanto che sono immense queste opere, Guerra e Pace, Delitto e Castigo, magari accendete la luce per favore che mi sembra ci si vede un po' male. Dove noi rischiamo, dietro l'evidenza della grandezza di queste opere, il messaggio anche universale che danno, che c'era anche nell'Onegin o nelle Anime morte, ma che non era immediatamente evidente, qui il messaggio universale è immediatamente evidente, ci colpisce, ci attacca, ci stordisce, e noi non vediamo, cominciamo allora a non vedere tutto quello che sta dietro, non vediamo soprattutto ciò che di legato all'epoca storica quelle opere hanno. Per noi Dostoevskij e Tolstoj noi li leggiamo in un'ottica che non è quella del lettore contemporaneo, cioè sono opere che sono entrate nel canone della grande classica mondiale, noi li leggiamo in modalità sto leggendo un grande classico e ci aspettiamo grandi risposte universali. In genere ci andiamo a trovare le cose che interessano di più a noi, ogni epoca ha le sue e anche ogni persona un po' ha le sue. C'è un momento, questa è una cosa tra l'altro che soprattutto con Tolstoj si vede molto bene, ma anche con Dostoevskij, quando uno scrittore di quel livello inizia all'interno di una pleiade di scrittori suoi contemporanei, no? Nei quali a un certo punto diventa un po' il primus inter pares. Povero Tolstoj non ha avuto neanche questa soddisfazione perché tutti pensavano che fosse uno un po' picchiatello, poi vedremo, era molto un outsider. Comunque diciamo uno che si muove come primus inter pares, e poi arriva il momento forse più difficile per lui, quando arriva la generazione immediatamente successiva. Lui
sta ancora, è già uno scrittore maturo, adulto, nella sua fase più propositiva, dove crea le cose veramente più grandi, è già considerato un superato dalla generazione immediatamente più giovane. Deve passare ancora una generazione, in genere con un grande critico letterario che costruisce il Pantheon, no? La struttura, diciamo la gerarchia, dice no, guardate, in vetta ci sta lui, in genere l'autore è già morto, dove viene canonizzato e da quel momento prosegue la sua vita da classico. Ma chi legge un classico, noi non possiamo fare a meno di considerarlo tale, quindi non siamo in grado di leggere Delitto e Castigo o Guerra e Pace come lo leggeva un contemporaneo, che ci vedeva questioni molto legate a quel tempo, a quell'epoca. Dostoevskij e Tolstoi volevano risolvere questioni del momento, della loro epoca. Anche Pushkin fa lo stesso, però con Pushkin siamo proprio all'inizio della letteratura russa, quella classica, quindi aveva meno massa inerziale alle spalle. Vi ricordate? Ci sono tutta una serie di problemi posti dalla letteratura precedente, che erano però più problemi di ricerca di un canone, no? Che fare con la scala degli stili di Lomonosov, come creare un personaggio dotato di interiorità. Vi ricordate? Pensare tra sé e sé, ecco cosa pensava il giovane Bellimbusto, il personaggio che pensa, che vive interiore, no? Il rapporto fra personaggio, fra intellettuale e comunità nazionale. Insomma, Pushkin doveva stabilire tutta una serie di punti fermi. Da quel momento in poi, Tolstoi e Dostoevskij, che per noi sono il centro della letteratura russa, vedevano se stessi come degli epigoni di Pushkin. Per quanto riguarda Tolstoi, anche molto di Lermontov, a dire la verità, di Lermontov, dell'eroe del nostro tempo e di altri testi. Noi quindi faremo molto questo lavoro, ossia cercheremo di contestualizzare la nascita di queste opere e capire esattamente cosa volevano fare questi scrittori nel tempo in cui stavano agendo. Per questo, cosa a cui voi del resto siete già abbastanza abituati, è necessario dare molto spazio alla ricostruzione storica, perché questo di cui sto parlando adesso è il mondo in cui Turgenev, Tolstoj, un Turgenev che io, se fossi in voi, non snobberei, che si tratta di un grande narratore, un po' di cose sue le leggeremo. Questi scrittori agivano in questo contesto e devono prendere posizione su ciò che li circonda. Il loro mondo è questo, un mondo dove la grande età d'oro della cultura nobiliare è al tramonto. Tra l'altro, ho nominato Turgenev, Tolstoi, Dostoevskij, hanno posizioni molto diverse l'uno dall'altro su questa questione fondamentale, ossia la fine del mondo dominato dalla proprietà, della tenuta di campagna col suo micromondo, l'usadba, la casa nobiliare con i contadini intorno, questa utopia patriarcale. Vi ricordate Tatiana che gioca con le ragazze del popolo, che quindi elabora un proprio legame autonomo proprio con la massa popolare. Vi ricordate Tatiana che, mentre il rituale del tè, mentre tutti bevono il tè e interagiscono fra di loro, Tatiana che si isola e cosa fa? Chi se lo ricorda? Ve lo ricordate sicuramente? Zavietni Vienziel o da Ye, no? Questo mondo sta finendo. Voi potreste anche dire chi se ne frega. Certo, a noi niente, perché noi non siamo proprietari terrieri, almeno io non lo sono, non so voi. Noi non siamo proprietari terrieri, non veniamo da quel mondo, non abbiamo nessun interesse particolare, ma noi stiamo parlando di persone che da quel mondo erano state profondamente, o li appartenevano per tradizioni familiari, e quindi erano anche toccati nel proprio interesse economico e nel proprio status sociale dalla fine di quel mondo, oppure se non appartenevano a quel mondo ne erano comunque stati condizionati.
Vediamo l'esempio, per esempio, proprio Turgenev, Tolstoi, Dostoevsky. Turgenev veniva da una solida famiglia di nobiltà patriarcale, si rende conto già negli anni 40 che sta finendo, che bisogna andare oltre, ed è in prima linea per, diciamo, in letteratura, coniare in letteratura, diciamo, una serie di strategie di uscita morbida dalla crisi. Ossia, cosa dobbiamo fare per salvarci? Per salvarci, ok? Noi nobili, noi che siamo legati a quella tradizione, noi che vediamo in quella tradizione la parte più bella, il liberalismo, la libertà interiore, il rispetto per se stessi, la cultura, l'umanesimo, la vera libertà, che è quella. Non le dico io queste cose, per l'amor del cielo, anzi, io proprio Chernyshevsky tutta la vita, però Turgenev pensa così, c'è poco da fare. Noi, per mantenere vivo il meglio di quello che il nostro ceto ha dato alla Russia, quindi uscire in modo morbido da un mondo che sta finendo, cosa dobbiamo fare? E qual è il canone letterario che ci può aiutare a ottenere questo? A riproporre in chiave modernizzata, diciamo, il meglio che viene dall'età dell'oro pushkiniana, l'ideale di Pushkin, dell'uomo pushkiniano, della donna pushkiniana come, diciamo, modello antropologico per eccellenza, come modello guida, ma ora per tutto il popolo russo, non più soltanto per i suoi, per, diciamo, per la sua elite. Questa è più o meno l'idea che si pone il buon Turgenev. Forse non l'avrebbe espressa in questi termini, ma più o meno è quello che lui cerca di fare. Tolstoi è un arcaista, anche lui di nobiltà non tanto antica, perché lui, la sua, una delle prime famiglie di conti, conte, non a caso con una parola tedesca, Graf, in russo era un titolo che non era esistito fino a Pietro il Grande. Gli unici conti semmai erano quelli balti, c'erano dei conti che era una nobiltà di tipo occidentale, veniva dai tempi delle crociate, quella baltica, no? In Russia non c'era una famiglia di... Tolstoi assume centralità con Pietro il Grande, e Tolstoi è uno stranissimo animale, lo vedrete, sembra una sorta di ircocervo, sapete quegli animali medievali con la testa di leone, il corpo di serpente, sembra un organismo alieno, piovuto chissà da dove. In realtà era abbastanza, anche lui aveva un suo perché in quel momento. Quel mondo sta sparendo, Tolstoi lo rivendica da arcaista, ossia come stilizzatore arcaista. Non è essere arcaico e essere arcaista sono due cose diverse. Arcaico è chi rimane attardato, polveroso, legato ormai a una cultura che non ha più senso di esistere in quelle forme. Per esempio, un poeta che negli anni 50 avesse scritto versi di tipo pushkiniano, e ce n'erano tanti, erano degli epigoni arcaici. Essere arcaista è un'altra cosa, significa recuperare e esasperare tutta una serie di elementi strutturali di un determinato modo di essere, riproponendoli in una fase storica nuova, rivendicare qualcosa ma in modo ormai dimostrativo. Cioè il poeta che scrive come Pushkin negli anni 50 non sa di essere ridicolo, lui ha sempre letto Pushkin, gli piace Pushkin, è un povero, l'ho detto prima, uno che copia qualcosa che c'è, epigono, poverino, non fa niente di male a nessuno. Ma non sa di essere un epigono, semplicemente per lui quella è l'unica letteratura possibile, non capisce la letteratura intorno a lui, non esiste. L'arcaista no, l'arcaista sa benissimo di stare facendo un'operazione che a modo suo è anche
è agli elementi della sfida, dell'estremizzazione, del paradosso. L'arcaista a volte sembra molto più moderno di quanto sia un po' il mainstream intorno a lui, perché è diverso, perché rivitalizza, naturalmente deve essere bravo, deve essere Tolstoi, se lo facciamo noi viene una boiata, se lo fa Tolstoi è tutto un altro discorso. Comunque, tra l'altro, questo porta Tolstoi a una sorta di salto mortale, perché Tolstoi sublima la fine del suo mondo, di questa sorta di armonia patriarcale, astorica, sovrastorica, un mondo fatto di cellule patriarcali dove c'è il padrone unito da legami quasi di empatia, proprio quasi genetica, coi propri contadini, qualcosa di preistorico, di fuori dalla storia, che ha i ritmi della natura, proprio i ritmi naturali, proprio qualcosa addirittura di vegetale. Questa cosa lui, la fine di questo ideale, che in realtà non è mai esistito, esiste nella testa di Tolstoi. Tra l'altro Tolstoi non fa mai un discorso di tipo classista, non dice si stava bene quando noi tenevamo sotto i contadini, no, lui, Tolstoi anzi è un fautore della liberazione dei servi, a lui non interessa lo sfruttamento del servo, gli interessa l'armonia patriarcale, vedete che è una idealizzazione stilizzata, arcaizzante, di una dimensione antropologica, del tutto depurata dagli elementi propriamente di classe, dagli elementi proprio sociali, economici, no? Ma di Tolstoi parleremo, è un mondo da scoprire veramente. E il fatto che il mondo non abbia più quella armonia, in realtà non l'ha mai avuta, però essendo finita un'epoca, Tolstoi la può idealizzare, perché non c'è più, non puoi idealizzare ciò che ancora esiste, no? Gogol ci prova, vi ricordate, Le anime morte dovevano essere come La Divina Commedia, il primo libro Inferno, e poi dopo bisogna mostrare quanto è bello il mondo intorno, però non ci riesce Gogol perché il mondo fa schifo, quindi c'era poco da idealizzare, al massimo arrivi a Nasdrjov. Non a caso Gogol a quel punto come ne esce uscendo dalla fiction e passando alla predicazione diretta, ma diventa semplicemente un ottuso reazionario, no? Quello dei brani scelti. Non a caso Bielinski fa un mazzo così, perché Gogol idealizza ciò che è, ciò che esiste. Tolstoi no, Tolstoi conia una sorta di ideale astratto, e siccome quell'ideale nella realtà non c'è più, cosa ha fatto Tolstoi? Critica integralmente la società a lui contemporanea. La società diventa il regno della falsità, il regno della menzogna, il regno della convenzionalità, dell'ipocrisia. Il mondo in cui noi viviamo è fatto di è illusorio, è falso. Noi viviamo solo di falsità e di convenzioni. Quindi diventa un rivoluzionario e finirà per diventare una sorta di anarchico cristiano, maledetto, sottoposto ad anatema dalla Chiesa ortodossa. Cioè, vedete, l'arcaizzazione stilizzata che diventa il suo opposto, diventa una forma di essere critica rivoluzionaria alla contemporaneità, con tutti i paradossi che ne derivano. Dostoevsky, poverino, non era nobile, o meglio, tecnicamente lo era, lui veniva da una famiglia plebea, in realtà, probabilmente di origini bielorusse e di una famiglia ecclesiastica, cioè di preti, probabilmente. Il padre era medico militare che tra l'altro a suon di sacrifici era riuscito a diventare nobile quando Fyodor Mikhailovich era già nato, quindi Fyodor non nasce nobile ma lo diventa, si compra una piccola tenuta ma non la sa gestire, i contadini lo ammazzano. Dostoevsky non si sentiva nobile, non aveva nessuna nostalgia per quel mondo, detestava cordialmente gli intellettuali legati a quel tipo di tradizione, non Tolstoi, perché ne vedeva
i caratteri originali e del tutto debordanti rispetto alla normalità, cioè capiva benissimo che Tolstoi era una specie di esemplare unico in natura, però per esempio detestava francamente Turgenev, perché lo considerava un signorotto senza legami veri legami col popolo russo, dedito soltanto a questa letteratura ormai un po' aristocratica, senza futuro, sterile e tendenzialmente antinazionale. Al che Turgenev ribatteva: sì, tu mi critichi tanto, intanto però quando giochi, quando perdi soldi al gioco, poi me li vieni a chiedere a me. Aveva un caratteraccio Fyodor Mikhailovich, poverino, meglio perderlo che trovarlo. Bene, abbiamo un po' di tempo. Questa è la Russia degli anni 50. Vi assicuro, tutti noi, e io credo che valga in ogni tempo, tutti noi ci chiediamo: ma intorno a noi che sta succedendo? In politica, nella società, oddio, cosa farò nella vita, il mondo sta andando in vacca. Probabilmente tutti l'hanno sempre pensato. Sicuramente quella era un'epoca in Russia simile alla nostra di ora, dove dopo 30 anni di cappa, perché Nicola I era un gran rompiscatole, se ti beccava che facevi il cattivo faceva anche un bel mazzo. Per esempio Dostoevskij, come sapete, gli fa la finta esecuzione e poi lo spedisce in Siberia, però era comodo, era rassicurante, tutti sapevano, poteva piacere o non piacere, però tutti sapevano esattamente come stavano le cose. Era tutto molto molto chiaro e semplice sotto Nicola. Morto Nicola succede un gran casino e negli anni 50 tutto comincia ad andare in direzioni strane. Tutti hanno paura per il loro futuro, la mia proprietà terriera, i miei servi. Poi comincia a nascere un ceto, soprattutto urbano, di persone che non hanno più nessun legame con la società russa tradizionale. I cosiddetti, qui arriva una parola che dovrete ricordare bene, rasnocinets, è intraducibile come parola, dato in un libro di storia della cultura russa viene tradotto come figlio di due persone appartenenti a due cin, sapete cin è il rango della tabella dei ranghi, no? Figlio di due persone appartenenti a due ranghi diversi. Primo, non è vero. Secondo, anche a logica è una bestialità, perché le donne non erano nella tabella dei ranghi, quindi come fa uno a essere figlio di due persone di rango diverso? Di rango ce l'aveva solo il marito, quindi proprio questa cosa si trova in un libro edito da Einaudi che io recensii un po' di tempo fa, mi sono molto divertito a sparargli addosso. Rasnocinets è una persona libera che non ha un suo status preciso nel sistema cettuale. Può essere figlio di contadini liberati o essere stato liberato lui stesso, può essere figlio di prete, può essere figlio della piccola borghesia urbana, dei piccoli artigiani, commercianti, però non è appartenente alla classe mercantile, perché i mercanti sono un ceto, una casta con diritti, doveri, un quadro giuridico specifico, il mercante, quindi kupiec. I mercanti erano divisi in tre gilde, ossia in tre, come dire, organismi di autogoverno, superiore, mediano e inferiore, a seconda del loro capitale. Era un ceto separato. Il Rasnocinets può essere figlio di chiunque, anche di nobili impoveriti. In questo periodo, per esempio, ce ne sono molti, perché se tu sei figlio di nobili, ma questi tuoi genitori hanno perso i loro averi con la liberazione dei servi della gleba, sono andati in miseria, sì, sulla carta sei nobile, ma in realtà sei un Rasnocinets, perché ormai i privilegi nobiliari non contano più niente di per sé. Nasce questo gruppo sociale che fin da subito crea molti problemi, perché non è organicamente legato alla società russa così come Pietro il Grande l'aveva pensata e poi Caterina II realizzata come grande sistema architettonico, no? Vi ricordate? L'ideale di Caterina II era una società armoniosamente divisa in ceti, ogni ceto cuoce nel suo brodo, alle proprie istituzioni
organi di autogoverno, diritti e doveri nei confronti dello Stato, e il sovrano autocrate è la chiave di volta che li unisce tutti, no? E muove da primo motore immobile tutta questa grande macchina. È un'idea tanto razionalistica, proprio tipica settecentesca, quanto del tutto anti-illuminista come idea, perché è chiaro che è un modo per, diciamo, razionalizzare il dispotismo zarista. Comunque l'idea era di Caterina II, donna di grandissime capacità. Ecco, questo grande meccanismo comincia a incepparsi, perché tanto i contadini liberati non si sa più bene dove, come gestirli. Prima li gestiva il padrone, adesso chi li gestisce? Secondo, nasce questo gruppo di rasnocinzi che, avete presente quando in una si fa una statistica, si dice quelli rossi, quelli verdi, quelli gialli, altro, no? Altro, una statistica funziona bene e un meccanismo funziona bene se questo altro arriva 1, 2, 3%, quando comincia a essere 20% di altro, vuol dire che la società si sta frantumando, ossia sta diventando qualcosa di diverso da ciò che era prima, anche se noi all'inizio non ce ne accorgiamo, non lo vediamo, perché noi siamo abituati a guardare, a vedere bene gli elementi di continuità, ciò che abbiamo sempre visto, continuiamo a vederlo davanti a noi, anche se dietro il contesto e diciamo, la struttura profonda della realtà sta cambiando. Mi verrebbero da fare alcuni esempi in materia, diciamo, di società contemporanea, ma lasciamo perdere. Questa è la società di questo periodo, è un decennio fondamentale che inizia con la fine della guerra di Crimea. Nicola muore nel 55, sale al trono suo figlio Alessandro II, che verrà chiamato lo zar liberatore. 1861 come anno cardine, liberazione dei serbi della gleba e un momento più alto di... Poi io prima vi ho spiegato che la liberazione non furono tutte rose e fiori, anzi il meccanismo era molto scricchiolava molto, però come momento simbolico, cavolo, si stava male da serbi della gleba, essere liberati comunque era un bel passo avanti. Oltretutto pensate che questa, anche a livello simbolico, questa cosa coincide con un altro grande evento storico mondiale, 1861. Sì, vabbè, a parte l'Unità d'Italia, non c'entra nulla. La guerra civile americana, cioè in America la stessa cosa viene ottenuta con una guerra civile e centinaia di migliaia di morti sui campi di battaglia. In Russia avviene senza vittime, le vittime ci furono perché qualche contadino provò a dire la sua, non erano tanto contenti di prendere solo metà della terra, però vennero messi a tacere abbastanza facilmente. Ci sono poi due anni di dibattiti molto accesi su cosa fare, come proseguire, come approfondire le riforme, oppure come fare in modo che adesso abbiamo già dato anche troppo, maledetti liberali che gli dai un'unghia si vogliono prendere il braccio. Due anni in cui, dove si sta andando? Verso uno stato di tipo francese? Ricordatevi che la Francia era un impero di Napoleone III, quindi si va verso un impero centralistico, burocratico, tutto accentrato burocraticamente sulla capitale, una struttura molto forte, molto centralizzata come l'impero di Napoleone III, si va invece verso un sistema di self-government tipo anglosassone, vogliamo fare una bella monarchia costituzionale con i lord e tutte queste belle cose qui, o vogliamo forse magari proseguire il processo di approfondire la democratizzazione del paese e creare una repubblica democratica, magari come negli Stati Uniti?
Cosa vogliamo fare? Naturalmente quest'ultima versione richiede di sicuro una rottura violenta, perché non è che lo zar si può suicidare, poverino, cioè ci vuole la rivoluzione. Ci sono quelli che cominciano a prepararsi per fare la rivoluzione e trasformare la Russia in una repubblica democratica con elementi di socialismo, socialismo contadino naturalmente. In questi anni cruciali si vanno agglutinando queste forze, questi modi diversi di leggere la storia futura. Per esempio Dostoevskij sarà un protagonista in questo periodo, non tanto come narratore quanto come pubblicista e editore con la propria rivista, fatta insieme al fratello, Vremya, il tempo, che proporrà una versione soft di, diciamo, proseguiamo le riforme, democratizziamo, però senza violenza, in modo progressivo, cercando il più possibile una soluzione condivisa. Questa Dostoevskij in questo periodo è un po' l'ala moderata dell'ala più, diciamo, più democratica, ecco. E abbiamo però poco dopo la nuova rivolta polacca. I polacchi si ribellano, sono a metà degli anni 60, si ribellano, capiscono, cioè, che la Russia, l'impero russo è in difficoltà, è molto destabilizzato, i polacchi tentano il tutto per tutto e naturalmente questa cosa pone un freno al proseguo delle riforme. Lo zar decide che ha già dato abbastanza, chiude i rubinetti e comincia un'epoca molto controversa, molto strana, in realtà un'epoca di caos controllato, la si potrebbe definire. Intanto in economia è un continuo sbalzare da momenti di bolle finanziarie in cui tutti si arricchiscono freneticamente, molto velocemente, e a un certo punto crisi che lasciano tutti col sedere per terra. Chi di voi ha letto un po' di Dostoevskij ricorderà questo flusso di denaro continuo. Tra l'altro denaro, tenete presente che nessun personaggio dostoevskiano guadagna lavorando, cioè o sono eredità o sono frutto di mercimonio sessuale, cioè prostituzione, o sono frutto di crimine o di speculazioni varie, cioè nessuno lavora nei romanzi Dostoevskij, o meglio sì, qualcuno lavora, ma diciamo che i quattrini che girano in genere cambiano di proprietario attraverso altre dinamiche. Soldi e violenza, soldi e aggressività, aggressività sprigionata dal denaro, è un tema fondamentale in Dostoevskij. Vabbè, chiaramente non può, cioè è chiaramente è chiaro l'esempio di Raskolnikov, però anche per chi qualcuno ha letto L'idiota, Nastassja Filippovna che getta il pacco di soldi nel fuoco e fa mettere in ginocchio Gania Ivolgin, no? Cioè l'umiliazione attraverso il denaro. Nastassja Filippovna che veniva tenuta segregata da uno dei personaggi quando era piccola, perché poi c'è anche l'elemento, come in Dostoevskij vedremo, fondamentale elemento della pedofilia come limite estremo della crudeltà, della violenza, e spesso è legata al denaro. Questa è la società in cui loro sentivano di vivere, una società dove i soldi passano di mano in mano molto facilmente, una società instabile economicamente, basata sulla speculazione finanziaria, sulla corruzione, bustarelle, con continui crolli in borsa, una società dove il potere politico è tenuto da chi? Voi dite, vabbè, non cambia nulla, rimane lo zar. Non è così semplice. Lo zarismo sopravvive perché le nuove corporazioni finanziarie, ossia l'oligarchia finanziaria che nasce dopo la liberazione dei servi della gleba, ritiene quel potere cioè quello preferibile, perché privo di qualsiasi trasparenza, è un potere opaco dove tutto viene gestito in realtà dai funzionari, perché ai tempi di Pietro il Grande il sovrano non poteva sapere tutto, cioè il potere diretto di Pietro il Grande arrivava solo su quelli che erano direttamente in contatto con lui, oppure random si scagliava
su questo o quell'obiettivo, ma non è possibile gestire uno Stato da soli. Questo è tempi di Pietro, ma anche tempi di Ivano il Terribile. Quando Ivano il Terribile, ve lo ricorderete, crea l'Odvarianstva, è perché vuole qualcuno che lo stia a sentire. Dice: io vi do le terre, voi però andate a fare la guerra per conto mio, no? Deve dare qualcosa in cambio. Addirittura ai tempi di Ivano il Terribile, con una società molto semplice, lo zar in realtà è una finzione, l'autocrazia. Figuratevi a metà dell'Ottocento, lo zar non conta nulla fondamentalmente, conta chi può parlare all'orecchio dello zar. Chiaro che poi alla fine lo zar deve dire sì o no, ma gli elementi di cui lui ha per dispone per poter decidere sono tutti filtrati dall'alta burocrazia, da un'oligarchia di burocrati che subito si lega con la nuova oligarchia del denaro. Qui in realtà è il Bengodi. Come vedete, presente questi paesi tipo le monarchie petrolifere, no? Dove non esiste libertà, democrazia, diritti, non c'è nulla, però c'è un flusso di denaro, di capitale, tutto sotto, no? Un comodissimo ombrello di questi despoti orientali. Ecco, la Russia non era a quei livelli, però come regime piaceva tantissimo a tutti, anche agli occidentali tra l'altro, perché una volta data qualche garanzia, per esempio a livello giuridico, sulla protezione della proprietà privata, per esempio un nuovo sistema giuridico dove i processi sono pubblici, dove c'è il diritto della difesa, questo conta per il proprietario, cioè poter difendere la propria proprietà apertamente. Una volta che hanno queste garanzie, i capitali stranieri fluiscono in Russia proprio in misura esponenziale, perché è un Bengodi dove fare affari. Poi come oggi si vanno a investire capitali in paesi dove il rispetto dei diritti civili, diritti politici, del lavoro è molto più basso. Se devo investire in un qualche paese del terzo mondo, voglio poter sfruttare la gente come impare a me, se no investo qua, che me lo fa fare di andare in Sud America. Esattamente lo stesso modo, per esempio, i banchieri francesi investono nella Russia zarista perché lì possono fare cosa gli pare, in Francia no. Molto semplice come discorso. Questo quindi un potere formalmente autocratico, ma che in realtà è diventato una sorta di oligarchia burocratico-finanziaria, e una società civile che piano piano sta cominciando a sgritolarsi per quello che era, cioè la vecchia società fatta di ceti separati esiste sempre di più solo sulla carta. Comincia a nascere un ceto medio costituito soprattutto da questi rasnocinzi, nasce la figura dell'intelligente, il membro dell'intelligenza. Attenzione, perché intelligente, Pushkin non era un intelligente, Pushkin era un grande intellettuale dell'epoca d'oro della nobiltà, non era un intelligente. L'intelligente ha una è difficile da definire, perché non deve essere neanche di per sé uno scrittore o una persona molto colta. È in genere una persona con un certo grado di istruzione, che però può anche essere di tipo medico, ingegneristico, diciamo scienze esatte. È uno che svolge un ruolo attivo nella società, lavora, in genere dominato da un senso di responsabilità nei confronti dei ceti popolari. Ossia, io vengo dal basso, il popolo mi nutre, il popolo soffre, io che ho avuto la fortuna di poter studiare, devo fare qualcosa per migliorare la condizione del mio popolo. Questo è l'idea dell'intelligente, più o meno è questo, anche perché questo popolo ora come ora è troppo ignorante, troppo schiacciato dalla miseria e dall'ignoranza per poter agire autonomamente per i propri diritti, per la propria libertà. Quindi io devo fare il supplente nei confronti di ceti popolari ancora a un livello troppo basso. Lo posso fare anche come maestro, per esempio, andando nei villaggi a insegnare a leggere e a scrivere, curando i bambini poveri del popolo. Questo è l'intelligente.
In genere l'intelligent è in opposizione nei confronti del governo, perché vede nel governo un ruolo frenante, nello zarismo. Non è detto però che sia, intanto un intelligent può far parte del meccanismo burocratico amministrativo dello Stato. Faccio un esempio che magari vi potrà sembrare un po' di quanto diversa questa possa essere il modo in cui uno pensa a se stesso come intelligente. Il padre di Vladimir Ilyich Lenin, il signor Ilya Ulyanov, che veniva tratto da una famiglia povera, veniva da i suoi nonni erano contadini, erano servi della gleba, lui ha potuto studiare, aveva poi sposato una ragazza di famiglia ebraica, tra l'altro altra categoria vessata a quei tempi, lei però era battezzata, quindi non contava. E per un po' ha fatto l'insegnante di matematica. A un certo punto gli hanno offerto di fare il supervisore scolastico di un intero distretto, una specie di dirigente scolastico regionale, e lui tutta la vita ha fatto questo, essendo profondamente convinto di lavorare per il bene di quel popolo da cui lui usciva. È chiaro che lui lavorava per lo Stato, lui si occupava delle scuole popolari dove andavano i figli dei contadini, ne apriva in continuazione, un uomo profondamente dedito al bene del popolo, ma non è mai stato un rivoluzionario, assolutamente. Sì, qualche battuta, gli piacevano le poesie civili di Nekrasov, tipo quelle su chi ha costruito la ferrovia di Nicola. Non l'ha costruita Nicola, l'hanno costruita i contadini che ci sono morti, no? Era un democratismo di tipo etico, lui pensava sì, fra una, due, tre generazioni la Russia sarà libera, ma senza violenza, piano piano, e soprattutto con la cultura, cioè facendo imparare la gente a leggere e scrivere. Questo è un tipo di intelligente, ma anche suo figlio, che ha fatto la rivoluzione d'ottobre, anche lui non era intelligente, e anche il primogenito, Alexandre, che finirà impiccato per avere attentato alla vita dello zar di Alessandro III. Tutti e tre erano intelligenti, tutti loro a modo proprio. Nasce questa grandissima categoria della civiltà russa senza la quale non si capisce niente di tutto il periodo successivo. Dostoevskij, che poi diventerà un uomo di destra, un conservatore, lui non l'avrebbe rifiutata questa categoria, ha detto no, io sono progressista a modo mio, ma insomma diciamoci che alla fine era diventato destro, peso, ma rimarrà sempre profondamente un intelligente, per un umanesimo religioso. Vedete, una cosa ancora diversa, per un profondo umanesimo religioso. Ma mentre Tolstoi non sarà mai un intelligente, mai. Lui è un arcaista nobiliare, è un'altra cosa ancora. Infatti gli intelligenti lo vedevano come una specie di marziano, non capivano, ma tu da che parte stai? Sei di destra? Sei di sinistra? Cosa sei? No, per esempio il suo rapporto con l'idea di liberazione femminile, lui sarà sempre molto critico nei confronti di chi chiedeva parità di diritti per le donne, gli sembrava una richiesta di tipo individualistico, e infatti lo consideravano un reazionario per questo, eccetera, eccetera, eccetera. Capito che una volta di più noi ci troviamo a operare con dei concetti che nascono in questo periodo storico, di cui dobbiamo capire il senso. Quando voi leggerete intelligenza, intelligente, dovete sapere esattamente, quando uno lo dice di se stesso, che cosa intende dire. Non vuol dire io ho fatto il classico, no. Anzi, si può benissimo essere persone molto colte senza assolutamente considerarsi intelligente. Cioè, alcune delle persone più un uomo di grandissima cultura come Fyodor Tyutchev, che tra l'altro morirà molto dopo, quindi lui quest'epoca l'ha vista tutta, se gli davate dell'intelligente lui pigliava schiaffi, dice intelligente io, ma io sono un nobile russo, un aristocratico russo, l'avrebbe detto parlando in francese, peraltro che parlava praticamente solo in francese. Capite quindi qual è la... è uno degli uomini più colti della sua epoca, ma non un intelligente. Mentre Dostoevskij, che aveva fatto
aveva fatto l'istituto tecnico, sostanzialmente l'ITI aveva fatto, era, sapete, un ingegnere militare, quindi non sapeva le lingue straniere, le sapeva male all'inizio, poi un po' di francese l'ha imparato, non sapeva niente di filosofia, aveva letto tanti romanzi ma non aveva una cultura di umanistica paragonabile a quella di, per esempio, un Tuchev. Lui sì che era un intelligente, capito qual è la differenza? Ma vedrete che avremo molto molto tempo e modo per divertirci con queste cose. Io volevo cominciare leggendo qualcosa di Turgenev, proprio su questo, è uno, naturalmente lo facciamo domani, è uno dei testi, dei primi testi di questa new wave letteraria che apre, non apre gli anni 50, apre questo decennio, il decennio 56-66, è uno dei Zapiski Ochotnika, ossia gli appunti di un cacciatore, che con il pretesto di parlare di caccia, in realtà sono bozzetti, raccontini, che sollevano molti problemi, siamo nel 56-57, molti problemi assai attuali per quell'epoca, uno dei primi proprio tentativi di uscire dal tran tran della cultura dell'ultimo periodo di Nicola, con questi appunti di un cacciatore, da cui ho tratto questo branetto che cominceremo a leggere. Quando? Domani. Domani. Che vi ricordate che il resto ve lo dico domani.